Abbiamo ascoltato questa sezione del capitolo decimo della lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, della prima, che si inserisce dentro i tre capitoli, 9, 10 e 11, dove San Paolo fa le sue profezie sulla sorte del popolo di Israele. Il 9 lo abbiamo saltato perché è un capitolo molto molto teologico, molto molto tecnico, diciamo così, che non è molto adatto a un contesto di meditazione adorante, ecco, più adatto ad una lezione di soteriologia ed ecclesiologia o a una catechesi che non a un momento di adorazione. Comunque il senso di questi capitoli, molto molto semplicemente, tanto per contestualizzare il brano che adesso meditiamo, è che San Paolo spiega come Israele, che fu il primo popolo ad essere scelto da Dio, è il destinatario delle promesse dell'antica alleanza, è colui che ha avuto l'onore di dare i natali al Salvatore e alla madre del Salvatore, per un misterioso, ecco, incomprensibile per noi di segno, ha rifiutato, ha chiuso le porte a colui che avrebbe dovuto accogliere a braccia spalancate. Quindi autoescludendosi dalla pienezza evidentemente della redenzione portata da Gesù. Questo però non è una cosa destinata a permanere in eterno. Ci sarà un giorno non prossimo, in cui Israele tornerà al suo Signore e non tornerà con qualche persona, questi ci sono già stati, appartenenti all'ebraismo che si sono convertiti al cristianesimo, questi ci sono sempre stati in ogni epoca storica, compresi persone che convertiti dall'ebraismo sono diventati santi, per esempio Santa Teresa Benedetta della Croce, solo per fare un nome. Ma sarà una conversione in massa, sarà Israele che piega le ginocchia dinanzi a colui che purtroppo a suo tempo non accolse, non ricorre, e tuttora adesso, ben sappiamo, non riesce ad acclamare come benedetto colui che viene nel nome del Signore. E in questo San Paolo vede un misterioso compimento di quell'adagio evangelico di Gesù, no? Che i primi saranno gli ultimi, cioè i primi destinatari delle promesse di Dio saranno gli ultimi ad accogliere in pienezza il disegno salvifico del Signore, perché il disegno salvifico del Signore è cominciato con Abramo, ma culmina nella redenzione operata da Gesù Cristo. Chi rimane soltanto alla fede di Abramo non ha accolto in pienezza il disegno salvifico di Dio. E noi che eravamo gli ultimi, cioè i pagani, quelli che gli israeliti consideravano, come dire, quasi uomini di serie B, appunto perché lontani da Dio, quindi pagani, senza Dio, grandi peccatori, sono diventati paradossalmente i primi. La sede del successore di Pietro è a Roma, non è a Gerusalemme, quindi Roma era la sede, era la capitale del mondo, era la capitale dell'impero romano. Quindi dietro tutto questo, dove si muove certamente, abbiamo già meditato durante la messa di questa sera, la libertà dell'uomo, però si intersecano i misteriosi disegni. E in questo contesto, proprio nel cuore di questo discorso, San Paolo inserisce questa sezione dedicata alla fede, quella pienezza di fede che ancora Israele non può dire. Qual è la pienezza di fede? Credere con il cuore che Dio ha risuscitato dai morti Gesù e quindi professare con la bocca che Gesù è il Signore. Se uno crede con il cuore, attenzione che qui siamo interpellati tutti quanti, ci crediamo noi veramente con il cuore, non pensiamo ai termini che la Chiesa festante usa nella liturgia di Pasqua, no? Pensiamo alla sequenza di Pasqua, così bella. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto, Cristo è veramente risorto, Cristo è risorto con il suo vero corpo. Non è una leggenda o un fantasma,
Il nostro cuore ci crede fermissimamente, perché se uno crede fermissimamente che Gesù è risorto, risorge soltanto chi è Dio, e quindi è, diciamo così, il cuore della fede divina e cattolica è proprio questa, perché se Gesù Cristo è Dio, vuol dire che è il figlio di Dio, quindi che Dio che è uno non è da solo. Quindi c'è un padre, c'è un figlio che si è incarnato, c'è uno Spirito Santo inviato nel nome del padre e del figlio per la nostra santificazione. E così come la Chiesa ci insegna, abbiamo i due misteri principali della nostra fede, da cui tutta la fede cattolica dipende, che sono l'unità e la Trinità di Dio e l'incarnazione, la passione, la morte e la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, unico Salvatore. La fede del cuore, dice San Paolo, va professata con la bocca. Quindi questo è sempre molto importante, c'è proprio una analogia tra cuore e bocca. Ricordiamo sempre a questo riguardo l'episodio evangelico di Zaccaria. Zaccaria non crede col cuore e quindi diventa muto, perde la parola perché non può professare la fede, perché la fede non ce l'ha avuta. Recupera la parola quando scrive sulla tavoletta Giovanni è il suo nome, quindi dopo che ha fatto molta penitenza, che ha avuto modo di pensare a quello che aveva fatto, e scrivendo quella cosa ratifica la verità dell'esperienza che aveva avuto e a cui non aveva creduto, quando l'arcangelo Gabriele gli apparve per annunciare che da lui sarebbe nato addirittura il precursore del Messia, colui che sarebbe stato presantificato dal Signore del grembo materno, il più grande fra i nati di donna, ovviamente per quanto riguarda l'Antico Testamento, come disse Gesù, no? Tra i nati di donna non c'è uno più grande di Giovanni Battista, però il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Quindi San Giovanni è il più grande di coloro che sono venuti prima di Cristo. Ma il più piccolo nel regno dei cieli, questo l'ha detto Gesù, è più grande di lui. Perché la pienezza, così capiamo anche, no? Quello che al momento si perde il popolo di Israele, la pienezza di grazia che il Signore porta è qualche cosa di diverso. San Giovanni nel prologo del suo Vangelo dice: dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Gli amici di Gesù sperimentano questa pienezza di vita che il Signore trasmette. Ora, oggi è la festa dei Santi Simone e Giuda. San Paolo è stato un grande teorico, e qui ce lo dice proprio esplicitamente, della fede che viene dall'ascolto. Noi non possiamo fare un atto di fede se qualcuno non ci annuncia la salvezza e ci dice semplicemente, certamente non sempre in modi così semplici: guarda che Dio ha mandato suo figlio sulla terra, lui è venuto, si è fatto uomo, ha sofferto, è morto, è risorto per te, per tirarti fuori dai guai. Se non fosse venuto tu avresti fatto una brutta fine. Se non aderisci a lui, non credi in lui, non avrai mai la pace, non sarai mai contento. Ci credi tu a questo? È chiaro che le nostre orecchie sentono queste cose e che evidentemente poi il nostro cervello, il nostro cuore deve dare una risposta a questo. Ma la fede non potrebbe esserci senza l'annunzio. Ecco perché gli apostoli, nella vita della Chiesa, come vediamo nella celebrazione di oggi, quando abbiamo celebrato i Santi Simone e Giuda, hanno sempre un posto di primissimo piano. Non è detto che gli apostoli, i dodici e coloro che sono succeduti, come dire, siano i più santi di tutti. Questo noi non possiamo saperlo. È perfettamente possibile che ci sia una persona che non abbia fatto l'apostolo, anche una santa monaca di clausura, che abbia raggiunto un grado di perfezione e di santità superiore agli apostoli stessi. Non lo possiamo sapere questo. Ma la missione degli apostoli è importantissima, perché se qualcuno non predica, se qualcuno non annunzia, il Vangelo non arriva. Se il Vangelo non arriva, non arriva la salvezza.
se la salvezza non arriva, la vita qui è un inferno, e il pericolo che quell'inferno diventi eterno è serio, reale, possibile. La fede dipende dunque dalla predicazione. Ecco perché è così importante, quando noi ascoltiamo queste cose, chi ha il ministero della predicazione, cioè tutti quanti gli apostoli, i successori degli apostoli e i collaboratori dei successori degli apostoli, questi sono i sacerdoti, che devono predicare assolutamente, e devono farlo bene, devono farlo con competenza, devono predicare il Vangelo, non devono predicare sciocchezze o teorie o dottrine umane, d'accordo? O prestare la bocca a nobili, per quanto si possa concedere che siano tali cause umane. Noi predichiamo il Vangelo, predichiamo che Gesù è il Signore, che è l'unico Salvatore, che è colui nel cui solo nome possiamo essere salvati. Stop. Evidentemente chi ascolta questa cosa dice: ma io non devo predicare. No, tu non devi predicare, ma tu devi ascoltare però. Perché se noi non ascoltiamo la predicazione, e questo oggi lo fanno in ben pochi, quello che noi ascoltiamo, questo dobbiamo portarci a casa da questo brano, condiziona enormemente la nostra vita. Cioè, come viene bombardato il nostro cervello? Di che cosa ci riempiamo? Troviamo il tempo per ascoltare la parola di Dio, la predicazione, la catechesi, quello che uno vuole? È fondamentale. Perché questa è ciò che provoca la fede quando non c'è, ma ciò che la alimenta e la fa crescere quando c'è. La fede, dice San Paolo, dipende dalla predicazione. E la predicazione certamente diventa efficace, si attua, per la parola di Cristo. In che senso? È Gesù che ha detto agli apostoli: andate e annunciate il Vangelo ad ogni creatura. E ha detto anche: chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. Che dunque gli apostoli predichino, e predichino il Vangelo, e predichino bene, e coloro a cui sono inviati aprono le orecchie e il cuore, diano spazio, diano tempo, prestino orecchio, facciano tesoro delle cose che odano, perché la nostra fede possa essere sempre più viva, più profonda, più forte, più formata e più capace di rendere testimonianza con la nostra professione di fede. Questo dobbiamo farlo tutti, senza mai vergognarci del nome di Gesù, davanti ad ogni uomo.